Cambio al vertice nel comando del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri dell'Aquila. Il capitano Maximiliano Papale assume l'incarico da oggi di comandante della Compagnia Carabinieri di Fano. Lascia così l'incarico al nuovo comandante. Arriva una capitana, Francesca Ferrucci, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Ciampino. 4 anni di lavoro intenso per il capitano Papale, un ottimo ufficiale, sia dal punto di vista operativo che umano, che ha saputo stringere un legame intenso con la città dell'Aquila, essendo anche abruzzese. 4 anni di lavoro sviluppato lungo 2 direttrici, controllo del territorio e tutela dei cittadini. L'ufficiale lascia il capoluogo abruzzese, dove ha ottenuto eccellenti risultati nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria. Sono state diverse le operazioni che ha seguito in prima persona nel corso di questi anni. Tra le più importanti si ricordano l'operazione Terra di Mezzo contro la piazza marsicana dello spaccio, l'operazione Take Away contro lo spaccio di cocaina nell'Alta Valle della Terno, l'operazione Riders, che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito ai furti di rame e in danno di sportelli bancomat sull'intero territorio regionale, e infine l'operazione Reconstruction, che di fatto ha permesso di individuare e perseguire penalmente pericolosi soggetti dediti ai furti nelle case appena ristrutturate del centro storico. Un in bocca al lupo per il futuro incarico, dunque, al capitano Maximiliano Papale, come l'Aquila dà un benvenuto alla nuova capitana Francesca Ferrucci. A lei augura buon lavoro. In una città che sicuramente ha tanto da dire, ma che ha bisogno anche di un controllo capillare, essendo radicalmente cambiata dopo il terremoto del 6 aprile.